anche il video. Su Facebook ci sei. Ok, ci sono anche su Instagram, quindi partiamo ufficialmente con il nostro unboxing live. Mi sono dimenticato di spegnere i telefoni. Ah no, beh, è solo quello su, Quindi c'è Jack. Grazie Jack. Comunque, ciao a tutti, sono Luca di Double Class, qui come ogni venerdì, leggermente in ritardo perché... Un minuto di ritardo, Ah, ok, è caduto tutto. Ce ne sono veramente un sacco di scarpe da farvi vedere, un minuto di ritardo, quindi concedetecelo. La scarpa più bella che mi terrei per oggi era anche quella che non abbiamo annunciato probabilmente da nessuna parte, ovvero la nuova Harden volume 3. Abbiamo in mano la nuova scarpa di James Harden che uscirà ufficialmente il 15 di ottobre in questa colorazione, mentre il 12 in teoria ci sarà un prelancio. Ma prima partiamo con la roba un po' più easy, un po' più semplice. Stiamo parlando di Nike Air Force. Ci sono arrivate 4 colorazioni di low e 2 colorazioni di alte. Ve le facciamo tutte vedere abbastanza in fretta. È una Level 8 Sport, quindi strictly connected to the world of NBA. Proprio in inglese così è piaciuta? Ripeti in italiano che vale non... Dico, allora, strettamente connesse al mondo dell'NBA. Perché? Perché nella parte posteriore ovviamente c'è il logo in trasparenza, nell'ologramma, si dice così, qua dietro. Veramente molto carine, niente di estremo, non è una colorazione limitata, è una scarpa che ovviamente ci fa sempre piacere avere in store. Il retail price è di 111 euro e quindi abbiamo questa colorazione che ufficialmente è... in colorazione Varsity Red, quindi abbastanza potente, la pelle è tamburellata ma non troppo. Poi abbiamo una colorazione, vediamo quale piglio adesso, che è la Deep Royal con anche il University Gold. Golden State Warriors. Varsity Maze, ma in realtà è University Gold, bravissimo, Golden State, diciamo così. Molto molto bella anche questa, assolutamente. Il Deep Royal Blue è super super bello, mi è già piaciuto. Non è l'Hyper Royal delle Jordan 1 uscite poco tempo fa, ma l'abbiamo già visto in altre scarpe. Comunque l'Air Force 1 è una scarpa che veramente è intramontabile, è un po' come la Jordan 1 come caratura per quanto mi riguarda. Tra l'altro devo ancora selezionare una colorway magari potente da pigliare, dobbiamo ragionarci, mi piacerebbe tanto avere un Air Force molto importante da piazzare nella collection. Anche questo è 111 euro e ovviamente già disponibili su doubleclass.it e qua in store. Vi faccio vedere anche l'ultima altra colorway di Low, sempre Total White, quindi più che altro sempre in una colorazione molto prepotente che sovrasta la secondaria. Sono tutte più o meno su questa impostazione, sempre con il loghino di NBA nella parte posteriore, il loghinetto nella parte posteriore. Non le ho ancora provate. Comunque la calzata delle Air Force è un po' strana. Io consiglio sempre di andare comunque true to size perché non mi piace cambiare troppo. Non ti piace avere dov'è le scarpe, delle scatole con 11, delle scatole con 11 e mezza? Sì, quello assolutamente non mi piace proprio per niente avere le taglie diverse nel mio sneaker walls. Bella anche questo Total Black, anche qui niente di estremo, qualcosa che ricorda il San Antonio Spurs. Ripeto, retail price 111, quindi una scarpa che comunque se vi serve una scarpa casual da avere tutti i giorni per qualsiasi tipo di occasione. La classica scarpa back to school. Esatto, proprio cosa da roccare a scuola tutti i giorni e distruggere anche, perché sono belle anche quando hanno un bel po' di mesi addosso queste scarpe, non dico anni perché dopo mi viene male. Variante anche alta, qua molto molto bene, secondo me lo strap nella parte superiore, questa colorazione è un po' New York Knicks come impostazione. Un po' tanto New York Knicks come impostazione. Tra l'altro vuoi ringraziare Matteo? Assolutamente, giusto, bravo, parlando di New York, anche se in realtà era a Brooklyn a vedere i Nets l'altro giorno. Ringrazio tantissimo Matteo Marchi per avermi fatto un look up incredibile sulle Puma Clyde Court Disrupt che mi arriveranno la settimana prossima. Anche Francesca vi ringraziamo. Ringraziamo anche Francesca, esatto, grazie mille. Grazie appunto a queste connessioni, anche Manuel Riccia, ringraziamo che è sempre l'uomo che connette tutti. E Gianluca, Gazzoli, eccetera, eccetera, perché appunto eravamo super ansiosi di avere le Puma Clyde Court Disrupt non in store, ma al mio piede di base, per poi fare dei giudizi, fare le performance overview, eccetera, che poi ovviamente saranno pubblicate sul mio account personale, magari anche sull'account YouTube Double Clutch. Dopo decideremo bene
come giocarsela. Comunque l'importante è riuscire ad avere prima di tutti una scarpa fantastica. Ultima colorway che abbiamo qua è la Washington Wizards, molto molto bella anche questa. Tra l'altro salutiamo anche Federico che ieri ha fatto da modello per questa scarpa. Ne ha fatte tante ieri. Dopo pubblicherò anche la storia, ho deciso di pubblicarla, bella, bellissima bella. Quella lì. Quindi dopo farò vedere il momento in cui teneva in mano le scarpe Federico. Fantastico, comunque molto belle, secondo me apprezzabilissime. Fateci sapere cosa ne pensate di queste colorway di Air Force, di questa impostazione appunto dedicata che richiama i colori delle squadre più potenti o comunque di alcune squadre. Ne uscirà una ragazzi incredibile, dedicata ai Miami Heat con la colorway City Edition dell'anno scorso, che in teoria sarà ripresa anche quest'anno. 121 questa. Bravissimo, le tail price, stavo per dirlo io, 121. Passiamo a Under Armour, dove abbiamo tre colorazioni. Sì. No, una colorazione di una scarpa che conosciamo già, che è la Under Armour Havoc. Molto molto apprezzata, sta andando super super bene davvero. Over Havoc ed è questa colorway molto prepotente, soprattutto con i lacci e l'outsole, perché per il resto è total black. Il retail price è molto buono, non me lo ricordo più, 115 dovrebbe essere, 115 la alta e 110 la bassa. Comunque la scarpa super performante, veramente nulla di assurdo, ma anche la midsole, sapete che l'over è questa tecnologia, questa foam. Andatevi a vedere ovviamente la presentazione tecnica su YouTube, ma comunque sta performando bene proprio perché questa foam si stacca da un po' dal passato di Under Armour con Micro G e soprattutto Charles the Cushioning, che era un pennino troppo basso verso il terreno e quindi non apprezzatissimo. La classica scarpa rapporto qualità prezzo molto molto buona, assolutamente. Infatti abbiamo fatto i numeri con questo modello. Altro modello invece è completamente nuovo, è quello che mi è caduto prima, infatti è sotto sopra. Stiamo parlando della M-Tag, scarpa che in teoria verrà indossata da Dennis Smith Jr. nei Dallas Mavs. Tra l'altro che squadrona che hanno i Mavs quest'anno, eh? La classica squadra giovane, possono fare. Sì. Beh, più Dircone che ovviamente è sempre... Che altra età media, dici? Dovrebbe esserci anche qualcun altro di veterano. Comunque, scarpa, devo ancora provarla assolutamente, dobbiamo fare la presentazione tecnica. La faremo settimana prossima, ne abbiamo due da fare e ovviamente ne uscirà solo una, quindi mercoledì abbiamo la Harden volume 3 qua che vi faremo vedere tra poco, in più questa M-Tag che secondo me sarà molto molto bella da provare e anche da portarvi come presentazione. Retail price ad ora non lo so, ma ve lo faremo sapere, sarà comunque sempre sui 120, forse anche meno, dovrebbe essere più bassa della Hover Havoc. Altre colorazioni sempre di questa M-Tag, base nera con questo rosso non molto acceso, è quasi un arancione tendente al rosso. Una scarpa che comunque è super super leggera, ve lo dico giusto per darvi anche qualche spunto personale su questa nuova silhouette. Sembra molto bene, ovviamente il materiale simula gli altri materiali knit dagli altri brand principali competitors, quindi Nike e Adidas, nel tutto il mondo Primeknit e Flyknit. Ultima colorway ovviamente non poteva mancare, la base rossa con il obsidian, lo chiamerei, quindi un blu molto molto scuro tendente al nero, ma è blu. Molto bella, questa è super cattiva, anche con la midsole rossa mi piace moltissimo. Questa è molto più bassa verso il terreno, quindi ritorniamo un po' verso il passato di Under Armour, verso un po' quello che è magari anche la Curry 5, che è una scarpa che si piazza proprio attaccata al suolo. Bombe di Adidas, la chiudiamo con il brand delle tre strisce di oggi, perché è sicuramente il brand che in queste settimane ha fatto saltare tutto, perché le PI che ci sono arrivate, tra l'altro una PI è sparita, non esiste più, è arrivata una comunicazione, noi l'abbiamo pubblicata, non posso neanche nominarla praticamente, non si sa perché. Io ovviamente lo so, noi lo sappiamo, ma non possiamo dirvelo, ci dispiace molto, ma altrimenti ci arrivano le segnalazioni. Comunque non c'è più la PI che abbiamo visto a base verde, e mentre è rimasta una Pro Bounce, speriamo, magnifica, speriamo. A sto punto speriamo, che è quella di KP, Kristaps Porzingis,
molto molto bella davvero. Ovviamente tutti abbiamo ancora il rammarico per non aver avuto in store e qua in Italia soprattutto la player exclusive di Kristaps Porzingis delle Crazy Explosive 2017, perché sotto era fantastica, aveva proprio queste grafiche, abbiamo un unicorno a destra e a destra sì. Mi perdo con lo specchiato qua in Instagram, unicorno destra e leone sinistra. Penso che il leone sia relativo a tutto quello che è il mondo della Lettonia, lui è lettone? Latvia, no, sì, dovrebbe essere lettone. Mentre invece l'unicorno ovviamente è dedicato al nickname, è quello che riporta al nickname che gli ha dato KD, ed effettivamente ormai lo chiamano un po' così, The Unicorn. Comunque, bellissima colorway, finalmente una team shoe player exclusive veramente costruita bene da Adidas, e Pro Bounce, ragazzi, ve lo dico, è la scarpa secondo me sicuramente di questa prima parte di stagione, perché è fantastica. L'ho già detto, ci siamo già veramente, ne abbiamo parlato un sacco, ci siamo spesi molto, ne abbiamo parlato un sacco nei nostri Q&A live, ma anche sul canale YouTube. Andatevi a vedere la presentazione tecnica, perché è una scarpa super valida. Ma ora, prima dell'Arden, ci saranno altre scarpe importanti di Adidas. Quali? Ne arrivano, ce ne saranno due game changer. Sì, ma arrivano dalla prossima stagione, da dicembre. Sì, da dicembre, dall'1 dicembre ci saranno due scarpe pazzesche di Adidas. Una molto molto alta come livello tecnico e prezzo, e una invece proprio team shoe nuova, ma adesso non diciamo altro. Ma bella. Qua abbiamo gentaglia, abbiamo la Harden volume 3, finalmente. Finalmente, devo dirvi che è stata un'emozione. L'altro giorno quando è arrivata è stata veramente un'emozione, anche perché nessuno di noi sapeva potesse arrivare così presto, perché effettivamente lancia il 15 di ottobre, quindi mancano 10 giorni circa, sì, 10 giorni secchi. Ma ve la facciamo vedere comunque. Prima di questa colorway uscirà un'altra colorway, il 12, quindi a base grigia. Questa invece è nera. Fatemi saltare i cuori per favore su Instagram, perché se la merita. Bam bam! Abbiamo la Harden volume 3 in Ants. Ragazzi, è pazzesca. Adesso magari ve la facciamo vedere meglio. Anche di questa, ovviamente, presentazione tecnica coming soon. Però è veramente studiata in tutto e per tutto a livello fantastico. Posso dire una cosa sulle Harden? Dimmi. Si vedono le foto e tutti dicono: bah, che scarpa, ma brutta. Ma sempre, sempre, schifo, un classico. Non va. Dopo adesso guardi sulle nostre mensole, non ne rimane. No, zero, ma anche la volume 2. Esatto. Che comunque la volume 2, ve l'ho sempre detto, era una scarpa secondo me costruita comunque bene. Aveva dei lati negativi, che ha dei lati negativi perché ancora sul mercato la stiamo ancora vendendo bene. Ma l'Harden volume 3 è stata migliorata a livelli incredibili. Io veramente sono super elettrizzato per questa nuova silhouette. Ve lo dico al volo, il drop della midsole vedete già che è cambiato, non c'è più il tallone super alto e la parte anteriore super bassa. Ed è fantastico, perché ok che la point guard deve stare sempre sulla parte anteriore del piede, ma non può sentirsi così tanto sbilanciata anche quando è tranquilla. È ovvio che deve essere anche la postura di quando si parte, ma vabbè, qua stiamo a parlare troppo, ne parlo nella presentazione tecnica. Per il resto, design fantastico, vi faccio vedere anche la sinistra, più che altro che è senza l'etichetta. Design fantastico, linguetta veramente spettacolare con questo tocco in pelle, in leather, che è grossissimo, è veramente una qualità incredibile, con le scritte ovviamente che riportano i temi delle colorazioni. Non so se neanche se sia diversa, no, questa è proprio Lucky, sia a sinistra che a destra. E il numero mesh, 13 all'interno. Numero 13 dov'è che è? Scusa? X. Ah ok, nella parte interna qui in mediale, certo, ovviamente cambia in base alle colorway, la maggior parte hanno la scritta 13, ma ovviamente ci saranno colorway con delle tematiche diverse. Bellissimo questo strap, non è uno strap, questa fascia elastica, bellissima perché ti dà questa sensazione di compressione, ma in realtà non sbilancia niente a livello tecnico, ma ti fa sentire un pelino più stabile, e soprattutto a me piace tantissimo. Fatemi sapere anche voi a riguardo cosa ne pensate. Meglio anche rispetto alla la 1, che comunque è uno dei miei modelli preferiti, che aveva tutta quella pelle davanti. Mm-hmm. Tessuto fantastico, calzata incredibile, mi lasciava un attimo in dubbio tutta la parte posteriore super super alta, ma l'abbiamo provata tutti e non dà assolutamente fastidio, anzi.
quindi davvero davvero molto bene. Retail price della Harden volume 3 sarà di 160 euro, in teoria questa colorway è a 170 perché l'Hard Launch, quindi la scarpa di punta, un po' come la Pioneer di 2 anni fa della volume 1 che costava 10 euro in più, non ho capito perché, però è connesso proprio alla prima colorway in lancio. Boost come... nero tra l'altro, boost nero veramente figo. Come per la Harden volume 2, infatti anche qui in questa volume 3 ci sarà, scusatevi, beh anche per la 2 in realtà, ci sarà il pre-launch, quindi ripeto, uscirà questo, uscirà il 15, mentre il 12 ci sarà un pre-launch, una colorazione grigia, non mi ricordo quale sia il tema, ma comunque ci arriverà settimana prossima e ve la faremo vedere nel prossimo unboxing che corrisponderà con il lancio praticamente, se no non faccio male i conti. Direi che ve le ho fatte vedere tutte le scarpe, questa me la tengo comunque qua perché secondo me è una cosa incredibile. Sì, taglio Francesco, scusa, volevo solo dire, bravo. Volevo solo dire che domani ragazzi noi ci vediamo qua, ci vediamo a Sneakerness, sarà la prima volta a Milano per questa manifestazione incredibile, ovviamente che tutti conosciamo, tutti noi sneakerheads. Io ero andato anche a quello di Zurigo 3 anni fa, poi in realtà per altri casini non sono più riuscito ad andare in giro, ma merita, quindi se siete in Milano, se siete nelle vicinanze, passate, venite, perché ci saranno un sacco di figate, ci saranno anche dei talk, ci saranno anche i nostri amici di altri magazine, tra cui Housepump, che ovviamente salutiamo come sempre. Direi che vi ho detto tutto, noi ci rivediamo martedì alle 19 per il Q&A live e il mercoledì per la presentazione tecnica che sarà proprio di queste Harden volume 3. Grazie mille per il supporto e alla prossima.